La seconda giornata del Salone Internazionale del Libro di Torino, Mistero della Calabria. Iniziamo il programma di oggi con un libro che ci farà riflettere molto su alcuni scenari nazionali e internazionali, dei quali si parla da molto e per i quali ancora probabilmente non si è fatta molta cosa. Abbiamo un libro di Enrico Mattei, L'Intelligence, e l'odio che non sarebbe selezionare la guerra fredda. A cura di Mario Caligiuri. Dire Mario Caligiuri per me è un'emozione, io posso dirlo, per favore. Ho postato qualche istante fa sui social una foto che ho fatto per lui, pochi minuti prima, vedo il mio amico, il mio maestro, la figura che per me la comunicazione pubblica è un'altra cosa, è fatta persona nel mondo. Sì, Io so per Mario Caligiuri, l'emozione è tantissima, quando dentro che non si dovesse presentare un amico classista per loro uno. Io do il libro, non so se sei intervista, mi fa wow! Meno male, ho colto al volo lo stesso film di sportivo. Accanto a me anche il dottor Vincenzo Paglia, che è magistrato, abbiamo trovato una figura importante sulla quale avremo modo anche di ragionare insieme perché ci spiegherà cosa ha svolto, la sua attività, quale riflessione ha fatto, quale attività ha svolto nell'ambito di questo lavoro che ha il nostro professore Mario Pellicciano. Quando le ciance, darei subito una prima parola al futuro che ho bisogno di un po'. No. Grazie. Siamo prova. Io faccio una domanda sciocca, Maria. Perché dovrei comprare questo libro? Le domande non sono mai sciocche, le risposte qualche volta lo sono. Buongiorno, grazie per essere venuto, grazie alla Calabria che ospita la presenza di questo nostro libro. E una premessa doverosa. Sono 10 anni che ricorrono da quando la Regione Calabria è stata la prima regione ospite d'onore del Salone del Libro di Torino e che è stato venne inaugurato con una splendida mostra alla Reggia di Venere Reale sui 400 anni della nascita del nostro pittore più grande, di Mattia Preti, una mostra curata da Vittorio Sgarbi e che vedeva come primo quadro e accoglieva i visitatori della mostra la prima opera che conosciuta di Caravaggio, Il riposo della fuga d'Egitto, che si trova alla Galleria Doria Pamphilj di Roma e che era stato assicurato per diverse decine di milioni di euro. Colgo l'occasione per ricordare Rolando Picchioni, presidente del Salone del Libro, che è scomparso 2 mesi fa, e vorrei che lo ricordasse con applausi. Quindi è una ricorrenza per me significativa e quindi ringrazio Giacinto Gaetano che 10 anni fa, insieme con me, organizzò questo evento importante per la cultura nazionale e per la nostra regione. Oggi presentiamo questo libro su Mattei. Perché comprare un libro su Mattei? Su Mattei i libri sono tantissimi. Nei 60 anni, 61 anni della scomparsa del presidente dell'ENI si sono avvicendate diverse ricostruzioni. E il merito forse di questo libro e i meriti di questo libro sono alcuni, provo a evidenziarli. Il primo è che ci sono punti di vista diversi all'interno della stessa comunicazione. E questo rafforza il ruolo che deve avere l'università, cioè che deve essere un luogo di confronto, non che segue tesi precostituite. In secondo luogo,
un libro che adotta il metodo dell'intelligence all'interno delle ricostruzioni, cioè vengono individuate le informazioni significative, vengono contestualizzate le informazioni, vengono tolti i segnali deboli, perché quelli forti li vedono tutti e spesso portano da altre parti, e poi si applica il concetto del pensiero contrario. Cioè, quindi, come uno crede di avere capito qualcosa, invece deve porsi sotto tutta un'altra prospettiva. Tipo, per chi lo ha letto, le menzogne della notte non ci sono due favore. L'uomo crede di avere capito la vicenda, e l'ultima pagina scopre di non aver capito nulla. Allora, che cosa c'è in questo di innovativo in questo libro, oltre all'impianto che è un impianto significativo? Ci sono alcune testimonianze formidabili. La prima, che sta insieme con noi, il giudice Vincenzo D'Alia, che ha Grazie. sviluppato a Pavia l'indagine sulla morte di Matteo, e dopo una ricostruzione minuziosa, la più attenta, la più approfondita che sia mai stata fatta, è arrivato a determinate conclusioni che poi ci dirà il giudice, tracciando delle tracce di esplosivo nei resti dell'aereo che dalla Sicilia portava Mattei a Bascati. Allora, quali sono gli altri dati significativi? Perché, per esempio, alcuni documenti inediti, la lettera che Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, il 19 di settembre, giorno di San Gennaro, perché diciamo conobbe, svolge, segue queste vicende, del primo miracolo, del secondo miracolo dell'anno di San Gennaro, e scrive una lettera al presidente dell'ENI in cui chiede un sacrificio per il partito. In che cosa consiste il sacrificio per il partito? Probabilmente nel chiedere di non proporre la ricandidatura quando il presidente dell'ENI, nella primavera successiva, quando sarebbe scaduto il mandato. Quindi una ricostruzione originale che noi abbiamo individuato. Seconda, Giovanni Fasanella, un altro autore del volume, ha individuato all'interno degli archivi britannici le dichiarazioni che l'intelligence di Sua Maestà raccoglieva nei confronti di Mattei, che veniva considerato un pericolo mortale per gli interessi britannici, e quindi forse era il tempo di passare la pratica alla nostra intelligence. Un altro documento inedito lo ha individuato Giacomo Pacini, che probabilmente da un atto dell'ufficio affari riservati ha scoperto che già nella primavera del 62, il Mattei muore il 20 settembre, il 26 ottobre del 1962, quindi mesi prima, preannunciava un possibile attentato all'aereo di Mattei partendo dalla Sicilia, che è quello che poi accade nell'ottobre dell'ottobre successivo. Quindi queste sono alcune delle ragioni per leggere questo libro, in cui vengono individuate sette ipotesi per nessuna certezza. Chi è che ha ucciso Mattei? Su questo interverrà in modo molto più approfondito e più documentato di me il giudice Vincenzo D'Alia. Personalmente, studiando intelligence, ho cercato di riannodare le fila di una marea di pubblicazioni. Allora, chi sono i possibili attentatori alla vita di Mattei? I servizi segreti americani, perché Mattei inclinava il potere delle sette sorelle, cioè le più grandi compagnie di energetiche mondiali, che erano tutte anglo-americane o olandese. Poi il
servizi francesi, che erano contrari al sostegno che Mattei dava per l'autonomia dell'Algeria, i servizi israeliani, che erano certamente non felicissimi dei rapporti che un paese occidentale che faceva parte della NATO aveva con il mondo arabo per le ragioni energetiche che voi comprendete, e poi ancora la pista dell'OAS, dell'organizzazione clandestina francese che era sosteneva la non indipendenza dell'Algeria dalla madre patria francese. Ancora la pista della mafia, per conto terzo, l'aereo parte dalla Sicilia, e poi la pista interna che porta, secondo alcuni, a Eugenio Gilles. Allora, ecco, queste ipotesi che poi non trovano conclusione, perché non si riescono poi a individuare, al di là di ogni ragionevole dubbio, le prove effettive, rendono sì che la vicenda di Mattei sia una vicenda ancora più chiusa, ma fondamentale. E concludo alla tua domanda: perché leggere il libro su Mattei? Non solo per le argomentazioni che ho esposto, ma anche perché Mattei utilizzava un metodo che non è certamente quello di cui si parla in questo periodo. C'è e Mattei, il metodo di Mattei, che si può declinare in tanti modi, nel libro c'è scritto, soprattutto tendeva a tutelare l'interesse nazionale. Quando nel 1945, il giorno dopo della liberazione, il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia incarica Mattei di liquidare l'ACIT, Mattei non lo fa. E anzi, nel 1953 rilancia fondando l'ENI, che poi diventa un attore importantissimo delle politiche energetiche mediterranee, che contribuisce insieme alla riforma della scuola di Giovanni Gentile, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni. E della istituzione, di cui non parla nessuno, ma che è stata fondamentale per lo sviluppo dell'Italia, per trasformare l'Italia da un paese che aveva incluso numerosamente una guerra e in pochi anni riesce a diventare una grande potenza industriale. Quindi Mattei, la coraggiosa politica energetica di Mattei, la riforma Gentile, che ha creato i diplomati laureati che avevano provocato la sociale dell'Italia, e poi ovviamente, prima di tutto, la collocazione del nostro paese all'interno delle logiche del mondo liberale, del capitalismo, del capitalismo occidentale. Allora, Mattei non lo fa, a differenza, non privatizza una grande industria italiana, a differenza di chi negli anni 90 privatizza le industrie italiane, i grandi asset economici del nostro paese, acquisendo benemerenze che poi faranno raggiungere i risultati di Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea o anche di Governatore della Banca Centrale Europea. Mattei ha un altro destino, Mattei ha un'altra visione del mondo, Mattei ha una certa idea dell'Italia, che è quella che noi vogliamo ricordare. Prima di passare la parola al dottor Padilla, Mattei è anche un imprenditore che aveva capito, non l'unico, ma ci farete tra i figli del dopoguerra, quanto fosse importante il rapporto con i media, al tanto male, tra diciamo, fare sotto l'ala dell'Europa un giorno e l'Agenzia Giornalistica Italia. L'Agenzia Giornalistica Italia era presente insieme all'ANSA, diciamo, il colonno di informazione nazionale già quando per quello in poi. Allora, brevemente, perché dobbiamo ascoltare tutti i giudici italiani, ma te conosci, utilizza l'intelligence
la chiave della guerra delle informazioni, perché lui utilizza i mezzi, i media per difendersi dagli attacchi concentrici costanti che gli provengono dall'estero e dall'interno del nostro paese. E quindi crea il giorno che è il quotidiano che assume una posizione di apertura, non so, il centro-sinistra, che è anche il punto di incontro di intellettuali italiani di grande valore, diciamo da Pasolini. Cioè, o poi acquisisce il Raggi, che ancora oggi è di proprietà dell'ENI, l'agenzia di stampa, utilizza la televisione, produce dei filmati e promuovono l'azione dell'ENI e il riconoscimento dell'ENI all'interno del dibattito pubblico e politico del nostro paese. Quindi lui capisce l'importanza.